Vi portiamo a Lampedusa adesso, dove continuano gli sbarchi. Ieri sono stati oltre 1.600 i migranti arrivati sull'isola. Ci aggiorna in diretta su tutto la nostra Giorgia De Benetti che sta seguendo da lì. Giorgia, buongiorno. Sì, buongiorno, con me c'è il vice questore di Lampedusa. Tantissimi sbarchi nella notte, è in corso un trasferimento. Mi fa un quadro della situazione. La situazione è in evoluzione, ovviamente quel mare calmo ha agevolato l'arrivo di tantissimi migranti. Solo ieri ne abbiamo registrato 43 sbarchi per un totale di circa 1.700 arrivi e dalla mezzanotte di stamattina di oggi abbiamo registrato già 11 sbarchi. Quindi insomma è un flusso, però c'è anche un flusso in uscita con una gestione dell'accoglienza e dei successivi trasferimenti che non mette assolutamente in difficoltà la macchina organizzativa che prevede un gruppo di lavoro composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Finanze, Capitanate di Porto che collaborano unitamente alla Croce Rossa che gestisce l'accoglienza. Sono in corso anche delle indagini, persone che arrivano con dei barchini di latta in situazioni estremamente pericolose. Cosa ci può raccontare in merito a questo? Beh, ovviamente posso raccontare ben poco perché ci sono indagini coperte da segreto istruttorio, però posso dire che all'interno dell'hotspot, comunque nel nostro gruppo che prevede quasi 200 persone, ci sono anche le attività investigative, sia antiterrorismo che anche attività investigative di natura classica per cercare di capire il fenomeno e intercettare gli scafisti che vengono arrestati e vengono portati nelle galere italiane. Possiamo anche fare, diciamo, esiste un tariffario, quanto costa un viaggio? Questo ce lo riesce a dire a seconda dei racconti che avete raccolto? Beh, il tariffario sì, ahimè c'è un tariffario, ovviamente vanno dai 1.000 dinari che sarebbero 350 euro fino anche a 4.000-5.000 dinari per chi si può permettere, diciamo, degli optional particolari, stiamo parlando del giubbotto salvagente o, diciamo, un'imbarcazione che dà un certo affidamento piuttosto che barchini malandati.